GR in cronaca. In studio Alberto De Pasquale e Rita Parrella. Via Marzabotto 50, trasloco in vista per la Casa del Popolo. Coppa Italia, il Bologna incassa la vittoria col Crotone e passa agli ottavi. Dopo 3 anni si conclude l'esperienza della Casa del Popolo di Via Marzabotto 50, l'immobile che ha visto nascere il Comitato per la Salvaguardia dei Prati di Caprara. La Casa del Popolo di Via Marzabotto cerca casa. Scadrà il 10 dicembre, comodato d'uso, concesso dalla società proprietaria dell'immobile Milano Intermedia all'associazione 20 Pietre. Un'esperienza durata 3 anni e che ha visto la partecipazione di oltre 70 realtà diverse e visto nascere il comitato Rigenerazione e non speculazione per la salvaguardia del bosco urbano di Prati di Caprara. E ora 20 Pietre ha deciso di farne un modello. Ce ne parla il suo presidente Alberto Razzi. Cerchiamo casa con l'idea di non solo cercare casa come abbiamo fatto in modo originale, ma riproporre il modello. Il modello che è una logica dove lo spazio è il punto di partenza. Ma da lì, con le pratiche dell'autogestione, del mutualismo, abbiamo sperimentato la possibilità di creare comunità. Comunità che si scambiano tra di loro esperienze e culture, e quindi noi vogliamo lanciare questo modello a tutta la città. Irene Moretti, GR in cronaca. Sono arrivati da tutta Europa per partecipare a un rave party nel parcheggio dello zuccherificio di Argelato. In 250 hanno ballato fino a tarda notte lo scorso weekend. La festa era stata organizzata nei minimi dettagli. Oltre alle casse per diffondere musica ad alto volume, c'era anche un chiosco di panini, birre e bibite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la municipale dell'Unione Reno-Galliera, allertati dai residenti disturbati dal frastuono. Circa 100 partecipanti sono stati denunciati per occupazione abusiva. Il Bologna conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo il Crotone 3-0 al Dallara. Gli uomini di Inzaghi sono andati a segno con Orsolini, doppietta per lui, e l'ex Falcinelli. Padroni del gioco i rossoblù hanno fatto valere la superiorità tecnica sin dai primi minuti, una prova che risolleva il morale. Ma contro un avversario, il Crotone di Massimo Oddo, a secco di vittorie da 6 turni in Serie B. Il Bologna si prepara ora alla sfida con la Juve in programma il 13 gennaio. La sede della partita sarà sorteggiata. Intanto, domenica alle 15 ritorna il campionato. Gli uomini di Inzaghi sono attesi alla trasferta di Empoli. Un saluto dal GR in cronaca.